Oggi ritiro fuori il Gorilla Pod. Pronti all'evoluzione? Ah! Mamma mia, da una vita che non lo uso, che cosa strana. Mi sento potenziato. Adesso mi preparo e partiamo. Sfodero dei calzetti super, quanto belli. E con un sacco colmo di giochi di società si parte. In realtà adesso siamo al McDonald's, far colazione. Là c'è un chicchino del vlogghino che sta ordinando. Sei carico? No, devo dire di sì, ma hai già spiegato tutto? No, non ho spiegato niente. Ah, non hai spiegato? Nulla? Niente. Vi spiego dopo cosa stiamo per fare e perché mi vedete così. Si vede che vivi a Londra, Fede. Cappuccino e double cheeseburger. Ma come è bianco il suo cappuccino? Sembra dalla birra. Ora partiamo per davvero. In realtà dobbiamo fare la spesa prima. L'assalto del 31 dicembre. C'è davvero troppa gente. Cosa mangiamo, Cesi? Speck, mascarpone e pan. Ok, sembra un ottimo menù di Capodanno. Questo freddino non mi fa bene, lo spiego poi perché. Grazie al super zoom di questa videocamera posso vedere Fede e Cesare che prendono dei polli. C'è la soluzione, c'è. Mangiamo uno di questi, due di quelli. No, e tre di questi, sì. E non facciamo niente. Però non c'è il galletto barbecue. Poi compriamo sette di queste patate al forno. Un pollo a testa, ok. Polletto a testa? Prendiamo un polletto a testa. I galletti a testa. Facciamo due stinky, stinky. Due polli. Un campese, uno lo spiedo. Sei proprio un bravo chef. E due galletti. Perché io ero lo chef. Sì. Prendiamo l'avvocato. No, un pollo. Ascoltami un attimo. Ascoltami, guardami in faccia. Pollo spiedo e un pollo campese. Ok. Due stinky. Ok. E due galletti. Due galletti. Ma per pranzo? No, per cena. Ok. Sta provando a convincerle, ma mi sa che sta fallendo. Il menù ha preso una piega strana, non era questo inizialmente. Però ci sta. Noi ci fidiamo di Cesi. Faccio fatica a muovermi, quindi mi hanno abbandonato con il carrello. Eccoli, stanno tornando. Abbiamo forse un po' esagerato? Scommesse quanti soldi saranno a testa? Io dico 20. Secondo me 23 a testa. 23 a testa. Cesi? Sarà buono. Cosa? Quanto spendiamo? Esori d'Oriente. Ma cosa si vince se uno indovina? La gloria eterna. Ma diciamo che se uno indovina non paga. Ok, va bene, ci sto. Tipo il barattolo di ceci indovina. Andato, io 23 a testa. 14 euro a testa. 16. Il conto totale alla fine di tutto è 167 euro e 42 centesimi. Complimenti, tu, grazie, io non pago. Allora, adesso siamo ufficialmente per partire e penso sia giunto il momento di spiegarvi quello che stiamo per fare, perlomeno. Non ancora l'avventura di stamattina e perché mi vedete un po' smunto, quello arriverà dopo. Ma intanto vi dico, allora, come forse avete intuito, è Capodanno. È il 31, quindi non è in realtà Capodanno, è la fine dell'anno. Beh, è un Capodanno. Ma il capo però non è l'uno. Capo è l'inizio. Ci sono due capi a una corda, no? Io non sono d'accordo. Capito. E niente, non abbiamo organizzato nulla di sensazionale. Solitamente lo passiamo a giocare ai giochi della società a casa. A sto giro giochiamo ai giochi di società in montagnetta. Però sempre giochi di società sono. E dovresti dire dove andare. Non ho idea, bisogna mettere il navigatore. Destra, sinistra? Destra, mentre metto il navigatore. Dato che in questo momento preciso della mia vita io devo ancora montare e pubblicare il video di Natale, beh, già appunto Capodanno, per non sentirmi troppo indietro e colpevole, non mi riferirò più ad oggi come Capodanno, ma chiamerò questa avventura Weekend in Campagna. Siamo pronti per un weekend in campagna con gli amici? Sì! E il mistero del perché mi vedete smunto è perché c'è la cacchetta. C'è anche un po' di febbre. Ma in realtà sono super carico per questo weekend con gli amici in campagna. Non fatevi ingannare dal mio volto. Dovremmo riuscire anche a fare una passeggiata tra i boschi, andare a un laghetto. E praticamente è una casa che ho di famiglia, a cui non vado da quando sono piccolo. E non me la ricordavo più. Sono andato ieri a dare un'occhiata, a fare un'ispezione, perché non ci andava nessuno da un po' di mesi. Abbiamo trovato cose come cimiteri di mosche e quant'altro. Però nel complesso molto bello. Non me la ricordavo così carina. E magari ci torneremo anche quando sarà stagione di funghi, quindi la rivedremo. Però insomma ci sembrava una buona idea, scappare dalla città, scappare dalla routine e andare a fare questo weekend con amici in campagna all'insegna dei laghetti e dei giochi di società, perché non ci piace a noi il Capodanno. E quindi guida Bea, perché io rischio di morire mentre vado. Portaci a destinazione, campionessa. E la nostra famiglia ha un acquisto, un chicchino qui dietro. Sei carico? Sì. Ah, come stai, Fede? Sto bene, voi? Bene, dai. Come va a Londra? Molto bene, sono abbastanza contento della mia vita, tutto sommato. Ti manco? Eh? Ti manco? Sì. 38 minuti dritto. David Bowie in italiano. Iniziano le campagne, tutto intorno a noi. Sei pronto, Fede? Andate tutti.
divertente da ascoltare. La buona musica di quando eravamo piccoli. Montagna. Da quanti metri diventa montagna? Perché noi stiamo andando a 500 metri circa, ma penso sia ancora collina. La situa inizia a farsi più seria. Ci siamo quasi. E dopo aver fatto un tour musicale che va da Paolo Meneguzzi in spagnolo a Raffaella Carrà, gli altri non ci sono. Li abbiamo persi per strada e non ci troveranno mai. Su di là c'è il bosco dove andremo. Questa è la casetta che ospiterà il nostro weekend in campagna con amici. È poco fuori Bologna, ma è fatta con una casetta in Trentino, con sopra il legno. C'è il giardinetto, su di là si arriva al bosco che vi dicevo, legnaia. Guarda che bella la legnaia. Ma questo weekend in campagna con gli amici, per ora mancano gli amici. Vedi qualcuno? Quando ero piccolo venivo spesso qua, poi ho un po' forse perso l'interesse, ma mi riaffiorano vari ricordi di partite a calcio dove la porta era quel muro con i miei cugini, o giri nei boschi a caccia di funghi con mio nonno, che sarebbe da rifare, con tonno e mio nonno, giochi vari qui nel giardino, tentativi di incisioni falliti di queste pietre, bello bello bello, e se gli altri riescono a trovarci ad arrivare, diamo il via al weekend, in cui mi caco addosso, poi dopo vi racconto il disastro di stamattina, che è un po' il motivo, insieme ad altri motivi per cui siamo arrivati così tardi, perché tra un po' il sole ci abbandonerà. Però forse una scarpinata fino al lago riusciamo a farla comunque prima che venga buio. O poi alla peggio viene buio, ci perdiamo e ci uccide qualche cinghiale. Nulla di grave. Vabbè, mi sono stancato di parlare, apriamo casa. Altre mosche morte. Ah, vedeste i poster dei funghi di mio nonno? Bel salutino da casa in campagna, la stufa che ci scalderà, c'è la cucina. Ciao, voglio andare a funghi col nonno. Ah, ci sono dei gran funghi anche lì. Comunque c'è molto più caldo fuori che in casa. Era chiusa, ci vorrà un po' scaldarla. Però in generale secondo me becchiamo abbastanza bene, perché fuori è da stare senza giacca. Saliamo. Noi di città non siamo abituati a queste cose. Prima cameretta, seconda cameretta, terza cameretta. E qui ieri c'era il cimitero di mosche, che però abbiamo... Ah! C'è giusto qualche rimasuglio. Ne sono ragni enormi. Dove? C'è un ragno gigante? Ebbene, abbiamo deciso che non abbiamo il coraggio di affrontare gli insetti, quindi per il piano di sopra aspettiamo Cesare. Ah, non vedo l'ora che arrivi. Nel sino con i ragni e gli insetti non va tanto d'accordo. Oh, ma fuori è proprio caldo. Eccoli! Carandi! Benvenuto Cesi, abbiamo un compito per te, così subito all'inizio. Debellare le forze maligne che sono al piano di sopra. Chi sono? Le mosche. Ma non le ragni, tolte? Mosche, cimici, ma scusa, vespe, ma la casa è tutta? È tutta. È tutta? Sì. E ci sono solo 3 posti letto? Ce ne sono 5. Ed è tutta? Tutta. Non ti credo io. Adesso vedi? È gigante. Ti piace, vede? Sì. Tu ne hai visto i funghi? Dove? Qui. Accendiamo. Ho acceso i cosini che dovrebbero dar fuoco a tutto. Stufetta, crediamo in te, scaldaci per favore. Ma cosa? Siamo per iniziare a pranzare, perché tu non stai già mangiando te? Devi aspettarci. Allora, sono tornati i chicchi del vlogghino, Tone. Make vlog di Nelson great again. Oh, e... sì, cazzo. Dimmi cosa ne pensi di Nelson in questo periodo. Guarda, non mi esprimo. Dimmi cosa ne pensi della mia regia. Sublime. Sublime. Subliminale. Supina. Dimmi la parola coibentato, signor Toneatti. Coibentato, che vuol dire? Che non fa passare il calore. Che non fa passare il calore. Che fa passare il calore. E dove lo fa passare? Dove va il calore? Qual è la destinazione del calore? In alto, sempre in alto, m'han detto. Ma se il tetto non è coibentato? Se non è coibentato va in basso. E dopo sì. Si ferma lì? No, si riduce. Si riduce? Per un effetto di coevalenza. Di coevalenza. Tutto giusto? Conferma, dottor Cantelli? Cesare, ti svegli. Ti ho chiesto fuoco nel fuoco, per favore. Dal mancino! Questo va consumato previa cottura e Cesare mi ha detto che posso mangiarlo crudo, ma lo mangio crudo. Si uniscono a me nella cacchetta. Sì! Buon appetito a tutti! Sei pronto a squaracquare con me? Perché squaracquare? Beh, mangiamo un vino crudo. Andiamo, andiamo. Stiamo andando in missione a vedere il sino che fa la popò. Perché ragazzi, nel sino, come potrebbe avervi già detto, si sta facendo la popò addosso. Ciao! Mizzica, che stile, Fedi, sembri un messicano. Arriva! Abbiamo cacciato dentro 2 tronconi e usciamo alla volta del boschetto. Cesi, prendi un'arma per affrontare i cinghiali. La vedo grigia, Cesi. Andare, andare! Faenza, faenza! Frigo naturale per lo spumante per dopo. Tutto quello che stiamo facendo non è una gran mossa, perché il sole è proprio sulla cresta della montagna, quindi tra poco sarà buio e noi ci stiamo avventurando ora nei boschi che non conosciamo, con gli animali, senza armi, verso laghetti ignoti, che mio nonno mi ha detto esserci e io me li ricordo da quando ero piccolo, ma non saprei come arrivarci. Incrociamo le dita molto forte. Ciao casa, speriamo di rivederci tra poco. Ciao casa, qui a destra.
Quanto è divertente se mi caco addosso nel bosco. Basta che fai un video in cui ti giri la telecamera e dici mo mi caco. Qui a sinistra ti viene un attacco mentre sei nei boschi. Entriamo nei boschi. Sono già stanco. Secondo te tonno mi regge questo ghiaccio? Oddio, no, non rischiarmi. Ma quello pure dici che... Ma è tutto ghiaccio. Questo è ghiaccio bello solido. Tonno, ti do 5 euro. Ma mai nella vita. Guarda che regge qua, eh. Ma sei scemo. Oh. Vabbè. Qua, c'è squicci, che schizzinosetti. Dai, Cesi! Un po' di coraggio. Tracce di cinghialozzo. La natura con tonno. Paura, però, i cinghiali fanno male, hanno ucciso le persone. Anche gli umani, eh. Lascio con questa cosa, riflettici. Ciao. Da piccolo ero piccolo e quindi me lo ricordavo gigante. Siamo al laghetto, che non è un lago, è un laghetto. È uno stagno, però è bello perché arriva tipo a fare burrone. Quindi si vede tutto il panorama. Gran burrone. Però è bello, eh. Girare sinistra. Circolare! Madonna che polli! Okay. Molto bello, molto lucido! Scendiamo, senza ammazzarci, verso l'arriva del laghetto che... Oh! Forse è merito di questa luce, ma mi piace un botto! Beccati questo! Quanti gliene dai? Quanti gliene dai? Porca troia! E invece la casa è un casino. Ce l'hai fatta a beccare il cosino al centro del fiume. Devi contestualizzare però, perché la gente non sa. Se le persone che guardano i video sono intelligenti, sanno. E se le cose non le sai, salle. Bravo. Ma hai fatto vedere Spolverino? No. Vieni vicino, vieni vicino. Il vento va di là. Devi andare di là. Tutto naturale. Però fa un bell'effetto fotogenico. Vai. Non sapevo. Non so se nessuno di voi si ricorderà le storie dell'isola d'Elba in cui c'era Tone che faceva il covernicolo. Questo è un documentario continuo sulla dinamica e la fisionomia di un essere di homo tonnis, anche detto ai bimbo. Sta per riuscire a portare il sasso nel laghetto. Oh, bravo! Ragazzi, per favore, andiamo che mi sto per cacare. Dai, per favore. Cacco. Andiamo verso casa, ragazzi. Ciao laghetto, ci vediamo presto. Ciao laghetto, ci vediamo presto. Beh, dovremmo riuscire a rincasare prima che faccia buio comunque. Ah, pensavo prima che ti scaghi addosso. Quello non lo so. Però io non mi ricordavo il laghetto così vicino e quindi non abbiamo visto il bosco. Io volevo vedere il bosco, non siamo riusciti ad arrivare al bosco, ma credo sia tipo là in cima, là oltre tutta questa roba, quindi troppo lontano per andarci ora. Ti è piaciuto qua? Ci torniamo? Molto, sì. Così magari vediamo il bosco. La stufa sta ancora andando, poltroncine. E ragazzi, siamo entrati in casa che boh, ci saranno 20 gradi. Da Dio, forse anche di più di 20. 22 lo dico. Che top. Tone. Bello caldino. Bello, figa. Tavola super elegante. Oh! Ciao. E prima portatevi oggi crostini fatti da Linda. Brava Linda! Ciao! Salsiccia e stracchino. Oh! Si parte con un po' di giochi di società. Abbiamo qui Non ti arrabbiare, che è un gioco che conosce soltanto Bea, però sembra una cosa molto frustrante, quindi divertente. Andiamo a prendere la legna che l'abbiamo finita e ci si sta per spegnere la stufa là. Di là, di là, di là. Vediamo se c'è una luce. Wow. Non illumina niente. Prendili belli grossi. Anche roba così, no? No, no, no. Troppo grosso. Una fiammella ha preso dal nulla e sta bruciando la legna. Spolentami tutto. La seconda portata sono polenta e funghi, che però sono là a scaldare. Eccoli! Funghez. Un po' triste. Classicone. Dai, ma un pochino più di delicatezza. Ma stai attento, ti cacchi addosso. Ed ecco il pullet. Cosa c'è? C'è lo stinco anche. Prima di buttarci sul paroliere, chiudiamo questa cena del weekend in campagna con amici con un bel mascarpone. Chi l'ha fatto? Oh, Chechino, l'hai fatto tu? L'ho fatto io con le direzioni di Bea. Certo. Mascarpone è sempre buono. Questo è buono. Vai Tone! Vai Tone, dai! Dai Tonno! Vabbè! Ma Tone faccio io! Che mai dai, grazie Tony, auguri. Auguri, auguri. Auguri. Ma perché? Auguri a tutti. Stavo montando.
montando il video e mi sono accorto di non aver spiegato che cosa è successo quella mattina di tragico. Lo spiego prima di lasciarvi alle poche riprese piene di gioia del primo gennaio. Niente, stavamo andando su in campagna, collina, montagna, come volete chiamarla. Ho dovuto dirottare la macchina in preda al panico, con Beatrice che mi guardava e non sapeva che cosa fare per aiutarmi, e io che trattenevo violentemente la fuoriuscita di oggetti dal mio corpo. Chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in camper. La casa più vicina era a casa di Cesare, che però non era a casa, quindi io ho parcheggiato, sono corso verso il cancello, ho suonato, per fortuna mi ha aperto il fratello, ho fatto 3 piani di scale correndo e ho sganciato. Sono sentito un po' morire per tutto il giorno dopo. Finire l'anno così nella merda non è il top. Segni. Nelson, puoi parcheggiare? Tonno è arrabbiato con la sua esistenza, ritiene che i sassi non siano abbastanza rotondi. Se i sassi non sono abbastanza rotondi... Cosa stai facendo?